Benvenuti in questo nuovo video. Oggi, altra testimonianza, parleremo di Giacomo, uno degli studenti B&B Academy che, partendo da zero, con un lavoro fisso in un supermercato di famiglia, ha trasformato una semplice casa a mare in Sardegna in un business di affitti brevi di grande successo. Nel giro di pochi anni è infatti riuscito a creare una società che gestisce decine di immobili con un fatturato che supera i 700.000 euro l'anno. Durante i nostri workshop di B&B Academy non solo svegliamo tutti i segreti del business degli affitti brevi, ma intervistiamo anche persone come Giacomo, che hanno già ottenuto grandi risultati che condividono il loro percorso di crescita e ti permettono di capire come anche tu puoi entrare in questo business e replicare i loro stessi risultati. Se anche tu vuoi partecipare al prossimo workshop, trovi tutte le istruzioni qua in descrizione e se stai guardando questo video troppo tardi o non hai tempo, puoi richiedere tranquillamente la replica del prossimo workshop o di quelli passati. Durante questi workshop condividiamo anche informazioni riservate che non possiamo pubblicare online, quindi alcune parti di questo video potrebbero essere censurate. Ma se deciderai di partecipare al prossimo evento potrai scoprire tutto quanto dal vivo e farci anche delle domande in merito. Ora andiamo a conoscere la storia di Giacomo e scopriamo come è riuscito a fare il grande salto di qualità che ha cambiato definitivamente la sua vita. Giacomo, eccoci! Eccomi! Ciao Ludo! Come stai? Tutto bene, grazie! Sei lì anche tu con la penna a prendere appunti, non si smette mai di imparare. Sì, si scrive sempre. Bene, Giacomo. Allora, raccontaci un po' la tua esperienza. Nel frattempo apriamo i commenti così magari i nostri ospiti possono farci qualche domanda. Ma raccontaci un po' all'inizio magari il percorso quando anche tu eri qui, vedevi webinar con tua moglie, dicevi ma ci credo in questo business, mi dovrei fidare di questo ragazzo. Allora, io come detto anche prima vengo da un settore totalmente diverso, vivo in Sardegna ovviamente, supermercato, non c'entrava nulla, però avevo una casa mia figlia, rimbomba? No, per me è godibile. Avevamo una casa al mare e abbiamo detto, proviamo a vedere cosa succede. E questo 6 anni fa, prima della pandemia, andava abbastanza bene e ho scoperto te. Ho detto, cavolo, voglio diventare bravo a far andare benissimo la mia casa. Invece già come ho visto il video, come ho iniziato a entrare nella community, a parlare con gli altri ragazzi, io lì ho capito che in realtà non dovevo diventare bravo a far andare bene la mia casa, ma potevo prenderne 2, 3, 10, una cosa che era non l'avevo neanche mai pensata. Ho anche un concetto di subaffitto, non l'avevo mai neanche preso in considerazione, cioè non esisteva. E invece da lì ho fatto il corso, già quando l'ho preso, 5 anni fa forse, era uno degli 2019-20 forse. 2020, tra l'altro anno della pandemia, e questa cosa è praticamente c'è esplosa nelle mani, letteralmente, perché oltre al fatto che la nostra casa poi è andata, ovviamente ha fatto il doppio rispetto al primo anno, ma poi le persone vicino a noi ci chiedevano informazioni, ci chiedevano di gestire la loro casa, e così abbiamo preso la seconda, abbiamo preso la terza, e ogni anno è stata una cosa esponenziale. Nel frattempo io ho continuato il mio lavoro, mia moglie ha iniziato ad appassionarsi anche lei fa l'avvocato, quindi anche tutta la parte burocratica l'ha gestita lei, quindi abbiamo creato già un team forte da questo punto di vista. E piano piano ci ha preso sempre di più. E nel tempo i numeri sono cresciuti, non ho abbandonato il mio lavoro, sono riuscito comunque io a tenere il mio, lei a tenere il suo, però piano piano ci ha regalato più tempo, paradossalmente. Più cresceva e più tempo ci regalava, perché poi ovviamente quando passi quella certa soglia critica di numero di case, di fatturato, puoi iniziare a pensare a strutturarti, no? A delegare, quindi, certo, prendere una segretaria magari. Che delegare, e già lo switch noi siamo riusciti ad averlo quando siamo stati abbastanza grandi da trovarci al punto di dire la partita IVA forfettaria non ci sta più. Cosa facciamo? Allora ci siamo fatti il coraggio e abbiamo aperto la nostra società. Quindi hai fatto lo step persona fisica, forfettaria, SRL. Ed SRL.
Con l'SRL siamo diventati grandetti, tra virgolette. Nella tua zona c'è qualcuno più grande di te? Non ci sono quelle società, magari a livello nazionale, che Vecchio, operano. praticamente. Eh sì, sono loro praticamente. Come property manager, no. Ottimo. Ci sono solo quelle società grandi che però ti dico, la qualità non è come quella nostra. Adesso non è per non essere modesto, però queste grandi società magari si affidano a delle persone che qua non gestiscono con la stessa cura, con gli stessi standard che noi abbiamo imparato e che noi riusciamo a portare avanti. Quindi recensioni sono basse e ci capita di sentire tanti proprietari che adesso stanno mollando queste gestioni e cercano noi. L'abbiamo detto, mi sembra, nella seconda serata, mi ha fatto proprio degli esempi di queste grosse SPA che hanno recensioni pessime, i proprietari si mettono le mani nei capelli e spesso tolgono a loro per dare a noi. Esatto, cercano delle persone così. E quindi dicevo, come abbiamo creato la società, io sono riuscito comunque a farmi il part-time al lavoro, lavorare sempre meno in azienda. Adesso lavoro solo la mattina, tutte le sere le ho libere, mi occupo solamente di portare avanti l'azienda, occuparmi delle case, nuove acquisizioni. Poi, quando ci siamo levati anche gli aspetti più stressanti, diciamo, della gestione delle case, che magari il rapporto con i clienti, perché abbiamo avuto la possibilità di assumere una segretaria, allora lì veramente noi adesso ci occupiamo della gestione, delle acquisizioni. Adesso sono rientrato adesso da Pula, ho acquisito altre quattro case stasera. Dall'ultima call che abbiamo fatto 3 settimane fa, forse ne ho acquisito altre 6. Incredibile. E ci ha regalato veramente, oltre al fatto di avere una grossa soddisfazione, perché comunque lavorare in azienda ti dà la sicurezza da una parte, però alla fine se ti piace un po' il mondo imprenditoriale, comunque provare a creare qualcosa in azienda ti senti un po' ristagnare, no? Ti senti un po' limitato. Invece questo settore ci ha dato le soddisfazioni che forse cercavamo. Anche perché il tuo business di supermercati immagino che non è che sia facilmente scalabile, non è che apri un supermercato andando. Ma no, ma assolutamente. Ma poi anche per me, la mia posizione è quella. Più di quello non è che puoi aspirare, ma anche se prendi un supermercato nuovo, non è che poi il mio stipendio aumenta, anzi, probabilmente aumenta il mio lavoro, ma il mio stipendio rimane uguale, paradossalmente. Invece con le case, più ti impegni, più ne prendi, più guadagni, più cresci. Quindi oggi guadagni più dalle case che dai supermercati. Sì, assolutamente sì. Io rimango, sto rimanendo al lavoro solo per una questione affettiva, perché comunque di famiglia, però il mio obiettivo entro un anno è andare via da lì, perché se no toglierei troppo all'azienda che abbiamo creato e che sta crescendo e che merita più impegno. Ottimo. Vediamo qualche domanda dei ragazzi che sono live, sono curiosi. Hai avuto difficoltà al tuo primo immobile? Paure? Come le hai superate? All'inizio le difficoltà sembra che non, più che altro che non riesci a stare dietro agli ospiti, sembra che impazzisci con le richieste, con le domande, con i problemi, sembra sempre che ci siano problemi all'inizio. Poi alla fine ti accorgi che più vai avanti, più fai esperienza e più già riesci a anticipare le domande che fanno, i problemi che nascono. Okay, quindi quello che all'inizio sembra un grande stress, io faccio sempre l'esempio, no? Che ti chiedono il per la patate, che ti chiedono il coltello per il pane, che ti chiedono le cose, che all'inizio dici no, io impazzisco. In realtà, quando poi entri a regime, quando poi prepari una casa nuova, allestisci una casa nuova, metti già le cose che sai che ti chiederanno, quindi piano piano diventa tutto più fluido, più automatico. Poi è normale che all'inizio possa essere pesante o stressante,
fino alle, quando hai tre case, quattro, cinque, che lo fai tutto tu, è tutto sulle tue spalle, è il momento faticoso. Però è il momento formativo, è il momento in cui impari, in cui metti le mani in pasta, in cui capisci i problemi. Poi, dopo che hai imparato, allora lì sei anche più bravo a delegare, a trovare una persona, insegnarle le cose, e poi quando più cresci, più riesci a staccarti. C'è da dire anche che tu sei entrato in B&B Academy nel 2020, come dicevo all'inizio, il corso durava 25 ore, oggi ne dura 75, quindi sai, tante cose che magari all'inizio potevano non essere spiegate e potevano sembrare delle difficoltà, al giorno d'oggi, se tu ripartissi oggi da zero con questo corso, avresti, diciamo, ancora più spiegazioni. Ancora meno. Ma e poi anche penso che sia la fortuna che possono avere anche gli studenti che magari fanno la mentorship con noi, che quando magari parli dicono come avrei fatto se non me l'avessi detto? Ok, ci siamo noi per questo, perché siamo anni che lo facciamo, alla fine sono cose che diventano automatiche. E se c'è qualcuno che te lo insegna o un video che te lo spieghi, sei a posto. È più semplice. Chiedono dove in Sardegna. Allora, io sono di Oristano, quindi la maggior parte delle case ce le ho a Oristano, in città e tutta la zona del mare, quindi da San Giovanni di Sinis fino a tutta la costa dell'Oristanese. Poi ho alcune case a Porto Cervo, Costa Paradiso, e poi oggi abbiamo acquisito altri 4 immobili a Pula, quindi sud. Praticamente con l'acquisizione di oggi prendiamo tutti gli angoli della Sardegna. Oh. Neanche Olbia. Come fai, diranno questi qua, se lui vive a Oristano con la sua famiglia, come fa a gestire a Porto Cervo, eccetera, eccetera, eccetera? Una delle cose che tu bene insegni, è una delle cose che dall'inizio mi aveva stupito del tuo corso, era proprio questo, era la capacità di automatizzare, di mettere la smart lock, di sistemare le case in un certo modo, avere delle collaborazioni con delle ditte di pulizie in ogni posto. Noi quando acquisiamo in una certa zona, uno degli aspetti più difficili è trovare proprio la ditta di pulizie affidabile, che poi però ti gestisce l'operatività. A quel punto noi da qua facciamo l'annuncio, facciamo tutta la burocrazia, facciamo tutto ciò che si può fare dal computer. Il rapporto col cliente, i messaggi e tutto quanto. A Porto Cervo c'è la mia ditta di pulizie che ha il suo calendario e ci fa trovare la casa. Se si rompe qualcosa, o hanno loro il numero di un manutentore, oppure noi abbiamo ormai i nostri manutentori, chiamiamo e vanno. Tanto così come è automatizzato per gli ospiti, è automatizzato per i manutentori. È automatizzato anche per quello, assolutamente sì. Quindi paradossalmente è quasi più facile, io lo dico sempre, è quasi più facile gestire una casa a Porto Cervo ad Oristano che a Oristano ad Oristano, perché quella di Porto Cervo sono lontano, quindi per forza devo trovare una soluzione da qui e chiamare qualcuno. Magari a Oristano invece sono io che se è necessario vado. Ottimo. Caterina dice che anche lei nel tuo stesso settore ti risucchia la vita. Il settore dei supermercati. Io quando ho iniziato lavoravo in ufficio dalle 8:30 alle 13:30 e dalle 16:30 alle 20 e a volte 20:30. Ed essendo anche comunque di famiglia, spesso e volentieri non facevo il giorno di riposo, non facevo le ferie, mi è nata una bambina 5 anni fa, la vedevo la notte quando dormiva. A me piace fare sport, mi dovevo allenare in orari improbabili, e io invece da quando facciamo questo, ho detto, il regalo più grande che mi hanno dato le case e B&B Academy è quello che stiamo facendo adesso, è il tempo. A prescindere dalla questione economica, che anche quella comunque, per fortuna, è notevolmente cambiata, ma al di là di quello, io lo dico sempre, il valore più grande nel nostro bilancio a fine anno è il tempo, perché mi ha liberato, già ora mi ha liberato tutte le sere. Io posso stare con mia figlia, la porto ad atletica, la porto in piscina, faccio Ironman,
faccio triathlon, mi alleno 10-15 alla settimana, è una qualità di vita che non è paragonabile. Benché la mia vita di 3 anni fa, 4 anni fa, potenzialmente poteva sembrare la situazione ideale. Si può sempre fare meglio. Però sì, non tornare mai indietro. Infatti Antonella chiede quanto tempo libero hai, forse più che quanto tempo libero hai è com'è il tuo schedule, come hai deciso di gestirtelo. Io al momento ho deciso di continuare a lavorare in azienda la mattina fino alle 13:30 e poi da lì ho il tempo di organizzarmi come voglio. La sera... Non sei schiavo degli immobili. Cioè no, assolutamente. No, lo faccio quando decido di farlo. Cioè, oggi avevo un appuntamento per questi immobili, ovviamente vai, perché ti vogliono dare 4 immobili, prendi la macchina e vai, chiaro. Però il resto, diciamo che te lo gestisci tu. Sono appuntamenti che prendi tu. Ovviamente, se c'è quello che faccio ora, sostanzialmente... è una questione di organizzazione, acquisizione e problem solving, perché poi logicamente se ci sono problemi la segretaria, finché sa rispondere lei risponde, se succede qualcosa ci pensiamo noi a chiamare un tecnico, a fare qualcosa, ma sono tutte situazioni che nascono di giorno in giorno. Ovviamente quando hai poi 30 immobili moltiplichi le possibilità, soprattutto in alta stagione come ora, che possa succedere qualcosa, chiaro. Tra l'altro, in una precedente testimonianza ci dicevi che in realtà lavori anche d'inverno, benché la Sardegna non sia proprio una località super invernale. Assolutamente sì, e la cosa paradossale è che ho scoperto poi con l'esperienza che una zona come Oristano, che paradossalmente, anche se lo chiedi a un oristanese, ti risponderà che è impossibile affittare in inverno, qua, perché non c'è niente, però... va in inverno anche meglio di Porto Cervo, perché Porto Cervo è molto più stagionale. Oristano ha un tipo di offerta turistica che attira molto di più i tedeschi, gli svizzeri, i francesi, le persone amanti dell'escursionismo, che preferiscono venire in bassa stagione piuttosto che in alta stagione, con molta più gente, molto più caldo. E poi ho raggiunto in certe case anche il 90% di occupazione, case al mare. Sì, tutto l'anno, quindi l'inverno sempre praticamente pieno. Ottimo. E chiedono se hai anche immobili in sublocazione o solo property management. Io lo so, però Sì, giusto. Sì, ho preso alcuni immobili in sublocazione, ne ho al momento 5, anche alcune ville. Danno molta soddisfazione anche quelle, però bisogna avere equilibrio, insomma, tra le cose, perché comunque sono dei costi molto più elevati, un rischio più elevato, però quando la casa è giusta e l'occasione è giusta ne vale la pena. È un tipo di gestione anche più bello, perché hai meno interferenza con il proprietario, la casa la senti come tua. Puoi farci investimenti, puoi farla più bella, la puoi fare come vuoi tu, e il margine a fine anno è ovviamente anche più interessante. Ottimo. Giuseppe chiede se possiamo vedere alcuni dei tuoi immobili, non so se sei dal computer, vuoi scorrere 2 foto di un annuncio live o se sei dal telefono. Vediamo un po' se riusciamo. Intanto Francesco dice: io sto iniziando a costo zero, avevo 0 budget e sto partendo. Quindi abbiamo anche delle testimonianze testuali. Allora, se trovo... Vi faccio vedere, cosa ti faccio vedere? Lo schermo del... Sì, così, là, tutto live. Allora, questa è l'ultima sublocazione. Bellissima. Dove? Questa, tra l'altro, io la uso sempre come caso studio, anche perché è in un paese vicino a Oristano che praticamente ha 2000 abitanti, che si chiama Nuraki, lontano dal mare 20 minuti, 25 minuti, quindi non è neanche sul mare.
E tra l'altro, se fai uno studio di mercato, ti dice che una casa, che una casa lì potrebbe fare massimo 15.000 euro all'anno. Invece questa ne sta facendo più di 60. Ok. Però è una casa... Quanto paghi di affitto, se ce lo puoi dire? Pago... Aspetta, se si vede questo... 1.250 euro. Al mese? Al mese. E all'anno ne fai 60.000? Sì. Fantastico, quindi. E ho fatto... Aspetta, questa è la stanza... Abbassato un pochino il canone, perché ovviamente tra le leve sappiamo che... Non so se si veda... Se paghi, sì, un po' si vede, però se paghi un anno in anticipo magari ti fai lo sconto. Ho messo il condizionatori, gli ho fatto la palestra, quindi ho fatto un po' di lavori e abbassato il canone a 1.250. Quindi fai un 40.000 euro l'anno circa da questa casa? Sì. Cioè, togliendo le utenze, togliendo poi le spese di manutenzione della piscina, del giardino, tutto quanto, rimarrà più di 30.000 abbondante. Da una singola casa? Da una singola casa, sì. E nella live precedente, non di questo workshop, ma che abbiamo fatto internamente con gli studenti di BNB Academy, dicevi che quest'anno hai superato i 700.000 euro di fatturato, giusto? Sì. Pazzesco. Sì. Ottimo. E sei partito da neanche 4 anni, praticamente. Sì, sono partito da 4 anni. Io ci tengo anche sempre a sottolineare che sono partito da zero. Cioè, nel senso... non ho utilizzato fondi personali, non ho utilizzato eredità, non ho utilizzato chissà quale finanziamento o chissà quale ricchezza. Io sono voluto partire con un conto nuovo, ok, da zero, partendo da zero con un conto solo per questo, come se fosse stato un giochino, ok, ho detto proviamo. E da lì è stata esponenziale, un po' come una valanga, no? E il fatto di lavorare ancora, secondo me, mi ha limitato molto. Se no avresti fatto di più. Sicuramente sì. Sicuramente è una cosa che vi voglio far notare, che Giacomo oggi ha una società che fattura più di 700.000 euro, eccetera, 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 ma al di là degli incassi che si mette in tasca a fine anno come proprietario di questa azienda... Lui ha un qualcosa che, se domani volesse andare a vendere, vale come minimo, le regole di norma sono: prendi il fatturato, moltiplicalo per 3. Quindi al giorno d'oggi questa cosa vale 2 milioni di euro se lui volesse cedere l'attività. Quindi, insomma, al di là, ripeto, degli incassi, potrebbe anche fare exit, come dicevo all'inizio della live, ad esempio, il nostro studente Stefano Paternò, che a breve combatterà Manchester per un titolo molto importante. Stefano ha avviato degli immobili in sublocazione a Milano e ha venduto la società che possedeva questi immobili per una cifra molto importante. Non aveva i fatturati di Giacomo, quindi insomma, anche quella di Giacomo, parliamo di anche di un qualcosa nel quale c'è stato investito più tempo e che ha un valore molto molto alto. E poi è leader nella sua zona, quindi dico che è il monopolio, ma poco ci manca, anche questo vale molto. Quindi domani arriva un americano, una società americana che vuole... avere immobili in tutta la Sardegna, va, al posto di avviarseli, acquisizioni eccetera, va, compra, se ovviamente Giacomo vuole vendere la sua azienda, e anche quello è ovviamente un asset. Il proprietario di Milano Stanze ha venduto a decine di milioni di euro un'azienda basata principalmente sulle sublocazioni e property management come quelle di cui stiamo parlando. Ottimo. Gabriele insiste nel sapere se fai un'assicurazione sugli immobili o se utilizzi quella di Airbnb. Vabbè, ovviamente quella di Airbnb è sempre un'ottima leva per i proprietari, perché ovviamente lo sai bene, una delle prime cose che ti dicono, una delle prime obiezioni è: ma mi distruggono tutto. E là gli dici: no, c'è l'assicurazione di Airbnb. Però poi, quando andiamo a fare il contratto, noi suggeriamo sempre di stipulare un'assicurazione. Ottimo. Quindi non costa anche al proprietario. Sì, 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 sì. Ovviamente se faccio sublocazione la faccio io, però... Quanto ti costa l'anno un'assicurazione? Voglio essere proprio trasparente. Parte da 120 euro all'anno. Ottimo. Quindi 10 euro al mese, praticamente. 10 euro al mese, ma sei tranquillo. Benissimo. Potrei sapere la cosa che ti appassiona di più in questo business?
e quanto è importante il tempo che hai guadagnato? In realtà questa domanda Danilo ha già risposto, forse la sto leggendo io in ritardo, però facciamo solo la prima, quindi la cosa che più ti appassiona di questo business, al di là dei soldi. non lo so, forse la scalabilità, questa potenziale scalabilità e quindi la crescita continua, la potenziale crescita continua, il fatto che mi contattino, che ci cerchino, che mi piace, mi dà soddisfazione vederlo crescere. Veder crescere è una cosa che hai creato tu, che è un po' una tua creazione da zero, capito? È la tua bambina, e quindi vederla crescere ogni anno. Io rispetto ai primi anni ho incrementi del 1200%, 1300%, cioè la vedi crescere, questo ti gasa ogni giorno. Sfizi che ti sei tolto, non so, per te, per i tuoi figli, per tua moglie? Siamo andati alle Seychelles 20 giorni l'anno scorso. Hai fatto la residenza praticamente 20 giorni. Ho fatto la residenza. Possiamo viaggiare con molta più tranquillità. Il fatto di non dover guardare, che so, quanto costa, quanto è il menù, no? Il prezzo del menù a fianco. Il fatto di vuoi comprarti l'iPhone, vai, ti compri l'iPhone. Vuoi comprarti il Mac, ti compri il Mac. Cioè, ti dà una tranquillità molto più... Poi non è che sono diventato ricco, ok, però guardi tutto con più serenità, ok? Non stai a guardare troppo sul prezzo, sulle cose. Anche, sei anche molto più tranquillo relativamente agli imprevisti della vita, ok? È arrivata l'altro giorno, il mese scorso, è arrivata una comunicazione del condominio che voleva 1000 euro per un lavoro straordinario. Di casa tua? Sì, di casa mia. Prendi 1000 euro, ok, sei molto più pronto a un'eventuale spesa che invece, io ti dico, lavorando in azienda, occupandomi del personale, mi dispiace vedere, ma tanta gente al 20 del mese ti chiede l'anticipo dello stipendio perché siamo a 200 euro. Ok, gente che ha una spesa aggiuntiva di 500 euro imprevista e ti deve chiedere il TFR. Certo. Gente che ha il posto fisso e che lavora da 20 anni. Ok, però la spesa imprevista di 500 euro ti chiede il TFR. Chiaro, pazzesco. Sì. Invece questa tranquillità adesso, dico, mi fa veramente piacere. Poi non ho cambiato il mio stile di vita, però vivi più sereno. Sì, assolutamente. Susanna chiede se le case sono in sublocazione. Ha già risposto, in parte sublocazione, in parte property. Hai aiutanti o collabori con, o hai collaborato con studenti BNB Academy? No, collaborazioni no. Ok. Non faccio... Abbiamo una dipendente, abbiamo una dipendente fissa e siamo in tre sostanzialmente, più tutte ovviamente le ditte di pulizia, manutentori, idraulici, elettricisti, tutte le persone con cui abbiamo ormai creato un vero e proprio team. Ottimo. E Maurizio, mi sa che non ha capito, dice fai ancora il dipendente fino alle 14:30, in realtà sei socio di questo supermercato, giusto? La mia famiglia sì, sono soci. Quindi è quello che ti vincola, non è che lavori per uno sconosciuto, ecco. Sì, no, vabbè, se no sarei già via da tempo. Sì, ma guarda, io quest'anno mi sono dato tempo 31-12, ma se continua così non farà neanche più, sarà necessario totalmente uscire. Ottimo. L'ultimissime domande, ma tu sei Biatom? Sì. Sì, okay, la mia società si chiama Biatom. Ti conosco forse, bene, ti hanno ottimo individuato. E poi Marco dice, da quando le società valgono tre volte il fatturato, se mai diviso tre? No, Marco, te lo dice uno che comunque qualche società l'ha venduta e ha lavorato anche per altre società che sono state vendute, di norma si prende il fatturato e si moltiplica per tre, tralasciando i software, che il fatturato si moltiplica per 20.
ma quella è un'altra questione. Benissimo, grazie. Tra l'altro volevo dire, Bietom, si chiama Bietom, che letto così sembrerebbe Bietom, un gioco di parole con essere a casa. In realtà è Beat, che è Beatrice, è mia figlia. Ah, ok, vedi, sei riuscito a fare anche il rebus. Abbiamo fatto il rebus e questo rende, mi affeziona ancora di più alla società, che poi è il motivo per il quale forse è nata e per il quale anche sono così, ho così voglia di farla crescere. Ultimissima domanda di Federica. Le nuove norme che stanno entrando in vigore spaventano chi come te sta investendo molto in questa attività? Dico solo, faccio una premessa. La maggior parte delle norme di cui si discute sono proprio per la forma non imprenditoriale, quindi per chi opera senza partita IVA. Quindi ci tengo a precisare questa cosa. Quindi si deve preoccupare magari il proprietario di casa che ha una casa di proprietà, ma quando lo si fa in forma imprenditoriale queste leggi di solito non valgono. Poi faccio rispondere a Giacomo. Io in realtà sono contento, perché più rendono complicato, più chi lo fa in maniera seria e professionale è avvantaggiato, perché ti elimina anche molta della concorrenza, talvolta anche un po' sleale, che c'è in giro. Elimina il nero, elimina gli improvvisati, elimina chi non riesce a stare dietro a tutte queste normative, perché lo fa in maniera non professionale, non seria. E ti distingue nettamente, ancora di più rispetto a prima. Giustissimo, ottimo, lo penso allo stesso modo. Grazie mille Giacomo, state illuminando la tua testimonianza. Vediamo adesso la regia, chi altro ha per noi. Grazie Giacomo. Così me l'avete fatto, sparire così. Vabbè. Ecco. Ciao. Giacomo, grazie mille. Buonasera a tutti, grazie a te. Movimento di lucro estivo. Speriamo. Bene. Anche a te. Ciao Giacomo, ciao a tutti, buona serata. Spero che la storia di Giacomo ti abbia ispirato e ti abbia dato qualche spunto per il tuo percorso. Ricorda di iscriverti al canale per non perdere le altre testimonianze e contenuti inediti che pubblicheremo nei prossimi giorni.